confermeremo il parametro importante di essere sotto i 50 di incidenza su 100.000 abitanti, e dai dati che avete visto in questi giorni, insomma, ci siamo, è verosimile che si possa andare in zona bianca dal 7 di giugno. La curva dell'epidemia dei ricoveri continua a diminuire, il Veneto si avvia verso la zona bianca. Cosa esattamente ciò significherà è oggetto di discussione in conferenza delle regioni, prima con il governo, poi. La proposta del Veneto, comunica Zaia, è netta sia sulle aperture che sul coprifuoco. Se arrivo in zona bianca, che ho meno di 50 contagiati su 100.000 abitanti a settimana, vuol dire che i nostri cittadini potranno tornare alla normalità, sapendo che dovranno usare la mascherina, l'igiene delle mani, evitare gli assembramenti. Punto. È quello al quale puntiamo. La domanda fatidica che tutti ci fanno e mi fanno in queste ore, ma il coprifuoco è da cancellare? Niente coprifuoco e tutto aperto nella auspicata zona bianca, tranne le discoteche vincolate al decreto del governo, anche se per queste attività il Veneto ha in mente una sperimentazione che intende sottoporre al CTS. Sperimentare per aprire di tutti, cioè sperimentare con uno, due, tre locali e fare un monitoraggio di quello che accade. Però vogliamo fare un progetto prima. Intanto continua la campagna vaccinale, anche se non al ritmo che si vorrebbe. Oggi sono arrivate 167.000 dosi Pfizer, lunedì 29.000 di Moderna e 10.000 di AstraZeneca. La fine di maggio e gli inizi di giugno dovevano essere la svolta sul fronte vaccini, ma rischia di non essere così. E nella settimana dal 10 al 16 giugno è annunciato un calo delle consegne. Ci hanno comunicato, appena arrivato, una diminuzione delle consegne dal 10 al 16, però non hanno specificato cosa. Erano previsti oltre 259.000 vaccini, quanti ne arriveranno non si sa, e questo ovviamente rischia di costringere a cambiare in corsa il calendario vaccinale.